tutto pronto per i fuochi d'artificio all'isola Comacina. Come da tradizione si svolgerà domani e domenica, uno degli appuntamenti più attesi da comaschi e turisti e che segna l'inizio dell'estate lariana. Nonostante le previsioni meteo incerte dunque, la Sagra di San Giovanni si farà, come previsto, il 28 e il 29 giugno. Si parte dunque domani alle 19 a Ossuccio con una serata gastronomico-danzante che avrà il suo culmine alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico e il simbolico incendio dell'isola Comacina che ne ricorda la distruzione avvenuta la notte di San Giovanni nel 1169. In contemporanea si potrà cenare con gastronomia locale alle 19 al Parco Valtermai Sala Comacina. Attesa come sempre una grande folla di comaschi e turisti. Per organizzare la viabilità nei giorni scorsi si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha concordato l'attuazione di appositi servizi a cura delle forze dell'ordine sulla Regina fra Arginio e Menaggio. Off limits per le auto il tratto fra Colonno e Tremezzina dalle 20 alle 24, circolazione vietata inoltre da Menaggio a Como in direzione sud per i veicoli con lunghezza superiore a 8,60 m. Concordata invece per quanto riguarda i servizi di sicurezza pubblica lacuali, interdizione alla navigazione dei natanti privati nel canale fra l'isola Comacina e la sponda occidentale del lago, prima dell'arrivo e dell'attracco dei battelli della navigazione Lago di Como intorno alle 21. Verrà anche delimitato uno spazio di sicurezza lungo la fascia lacuale più vicina all'isola, dove avverrà l'accensione dei fuochi pirotecnici.